Salve ragazzi e bentornati sul canale per un nuovissimo episodio di Brain Out, il gioco strizza cervello, strappa budella e tutto quello che ne viene dietro, con il quale stiamo giocando tantissimo. Allora, giorno 2 abbiamo ottenuto un'altra chiave e siamo giustamente al livello 144. Allora, vediamo un po'. Aiuta Mark a fuggire dalla stanza segreta, va bene. Cerchiamo di far fuggire Mark da questa stanza, quindi vediamo Mark che cosa può fare. Intanto tiro fuori sta... Ok, abbiamo spento una lampadina che secondo me già è una cosa molto buona. Vediamo se possiamo fare altro. Intanto controlliamo se il volume è a posto, va benissimo così. Fuggi Mark, fuggi. Vai, fuggi che ce la puoi fare tantissimo. Ce la puoi fare, vai, vai Mark. Mark se è fuggito. Ragazzi, dovevamo semplicemente spegnere la luce, niente di più facile, insomma, livello easy, andiamo avanti. Allora ragazzi, siamo a livello 145, Zubaye, chi cacchio è Zubaye? È stato catturato dal mostro, salvalo. Ok, suppongo che Zubaye sia sto maialino, ok, che cosa si può fare? Abbiamo la scimmia, va bene. Posso spostare questi, oh, è uscito qualcosa. Aspetta, Son Goku? Lo sapevo io. Raga, è una leggenda. Vallo a liberare. Ammazza il mostro. Ammazzalo tantissimo. Mo c'ho Son Goku qua. Sì, era facilissimo. Zubaye dovrebbe esercitarsi di più. Allora Zubaye sì, è il personaggio della saga Son Goku, che non è Dragon Ball in questo caso, ma è la leggenda, cioè il racconto originale di Son Goku, questo uomo scimmia là che ha 2700 trasformazioni, accompagnato da un monaco, da un maiale, insomma eccetera eccetera, e c'aveva appunto quella cosa in testa. Figo, bella la citazione, bravi, complimenti, andiamo avanti. Ed eccoci signori al livello 146, trova tutti gli oggetti. Ok, vabbè, questo è facile, sopra c'ho gli oggetti da trovare, che sono questi, e li devo cercare qua dentro. Ok, in teoria è molto semplice questo tipo di giochetti, almeno io sono abbastanza bravo, quindi questo è uno, perfetto. Poi cerchiamo l'altro subito, eccolo qua, cerchiamone ancora un altro, vediamo un po' di trovare questo qui, perfetto. Ora vediamo, un oggetto carino potrebbe essere questo, perfetto. Poi qua c'è una specie di mezza luna, potrebbe stare qua dentro? No, vediamo un po' cosa c'è rimasto, quella specie di cosino che è questo, poi c'è quella specie di falcetta, che cacchio di roba è una barchetta, abbiamo falcette, barchette e roba varia, ecco qua, abbiamo trovato anche questa qui. Poi qua, se non mi sbaglio, abbiamo la luna, perfetto. Quindi mi è rimasta la pizza, che dovrebbe essere anche abbastanza facile da trovare, dovrebbe essere questa, esattamente. Il cono gelato, allora il cono gelato potrebbe tranquillamente essere là, perfetto. Mi è rimasto l'ultimo pezzo, cioè sta specie di falcetta mistica apocalittica. Vediamo di trovarla subito. Allora, sbirciamo. Una falcetta fatta da una mazzarella, una falcetta. È questa qua, qua. Perfetto. Signori, e anche questo livello è stato fatto. Andiamo avanti. Allora, siamo a livello 147, raccolta della frutta. Ok, vediamo un po', qua non posso cliccare, qua non posso fare, posso fare niente, se scuoto il telefonino non succede nulla, va bene. Ok, posso trascinare questi delle funi e una sega. La sega, allora se metto le funi qua, no, così no, attacco una fune al ramo. Ok, l'ho attaccata, ci puoi salire bimbo? Non ci vuole salire, però mi è rimasta un'altra fune, forse ne devo mettere due. Faccio qualcosa. Oh, ok, vabbè, faccio una scala, ho capito. Facilissimo. Vai, fai la scala, sali, è tutto a posto. Raccolta della frutta, signori, eseguita con pieno successo. Ottima idea, grazie mille. Andiamo avanti. E siamo a livello 148. Rendi vera questa equazione. Perfetto. Vabbè, dovrebbe essere semplicissima come cosa. Sempre se si può fare. Allora, dovrebbe essere... Aspettate, controlliamo se non ci sono gli imbrogli, perché secondo me poi qua ci stanno gli imbrogli. È un casino. Fatemi scuotere un attimo, vedete se escono altri numeri. Ok, sembra tutto lecito, ragazzi. Possiamo procedere. Allora, praticamente a me mi serve molto, molto semplicemente... raga, non si può fare. C'è la sola, perché non si può fare. Ok. Quindi cosa devo fare io? Tre numeri. Come tre numeri io per... no, non me li mettere. Cosa metti? Scusa, stavo controllando. Aspetta un attimo. Allora,
Raga, è un casino. C'ho il 13, ma 13 dovrebbe essere più 17 e 15 non c'ho un 2. Quindi non va bene. 7, oh, non c'ho i pezzi che mi servono. Secondo me c'è la fregatura, ragazzi. E attenzione. C'è un numero che si gira. Ma porca la miseriaccia, ma guarda tu la fregatura. Questo è un 6. Allora, se tu sei un 6, 13, 17 mi serve questo, questo e questo. È l'equazione adesso. È vera. Sei bravo in matematica. Sì, ma tu sei un bastardo, io te lo voglio dire. Cioè, ci tenevo particolarmente a dirtelo. Andiamo avanti. Allora, signori, livello 149. Trova la pallina da ping pong. Ok, inizia. Una. Qual è la fregatura di questo gioco, secondo voi? Perché c'è la fregatura. Ok, l'ho trovata. La devo trovare due volte, va bene. Sta qua. Attenzione che è più veloce. Dov'è la fregatura? È per 10. Ok. Ah, mo sta lì. Sì, ciao. E come, cioè, come faccio? No, c'è la sola, raga. Cioè, si va a caso. Non è possibile, va troppo veloce. Aspetta, posso cambiare l'ora? Posso modificare qualcosa qua? Sposto roba? Non voglio. Aspetta, cosa devo fare? No, aspetta. Oh, se clicchi sullo 0 scompare lo 0, quindi per 1. Ok, ho sbagliato, ma adesso si muove lentamente. E infatti. Ok, c'era la sola come al solito. Ed è qua, perfetto. E anche questo l'abbiamo passato, ragazzi. Congratulazioni, complimenti, grazie. Andiamo al livello successivo. E siamo a livello 150. A quale rinunceresti? Se sapessi cosa c'è qua dentro, te lo direi anche. Non posso rinunciare a questo e non posso rinunciare a questo. Ok, quindi non devo rinunciare a nessuno dei due. Dov'è la fregatura? Allora, perché è messo in questo modo il tipo? Se lascia una corda, praticamente queste sono funi. Se lascio la corda, casca questo. Posso bloccare uno di sti cosi? No. Metto a testa in giù così il tipo non si fa. No, non è a testa in giù. Scuoto potentemente il telefono. Nemmeno. Prendo a ditate negli occhi il tipo. No. Ok, reggo io tutte e due le corde e poi clicco. Sì, sì. Molto semplicemente. Cioè, mettete due dita sulle corde e poi cliccate e lui fa un nodo. Grandioso, grazie, effettivamente era semplice, andiamo avanti. Allora, siamo al livello 151. L'anziana signora ha 7 figli e ogni figlio ha una sorella. Quindi, quanti figli ha l'anziana signora? Allora, l'anziana signora ha 7 figli, maschi suppongo a sto punto, e ogni figlio ha una sorella. L'anziana signora ha 7 figli e ogni figlio ha una sorella. Ok, potrebbe essere complicato. Quindi quanti figli ha l'anziana signora? Allora, i 7 figli sono tutti maschi, altrimenti non mi chiedeva quanti figli ha, no? Perché se tutti i figli fossero stati 7, uno scrive... Guarda, ci provo, raga, cioè, per curiosità, magari c'è la fregatura che tu ti scervelli, invece te dice, oh, ma te l'ho detto lì che sono 7. Io dico 7. Ok, quindi non sono 7. Perciò l'anziana signora ha 7 figli maschi. Ogni figlio ha una sorella, quindi 8, scusa, se c'è una femmina è sorella di tutti. Ma che cacchio di domanda è? 8. È 8. Cioè, la difficoltà era nel capire che i figli erano i maschi. Non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Allora, cari ragazzuoli, siamo al livello 152. Come catturare il ladro? Gli do una ditata in bocca? Gli butto la paglia per terra? Lo prendo col fiore? Gli butto la pozzanghera? Gli porto una pietra? La pietra in testa è fantastica. Dai, la pietra in testa è fantastica. Aspetta che c'è una pala qua sotto, aspetta un attimo, c'è una pala. Oh, sto scavando, attenzione, no, non è vero. Ho scavato, c'è un buco, vai col buco, vai che ci caschi dentro. No, perché il ladro è furbo e vede il buco. Ok, lo riempio con l'acqua. No, lo riempio con l'acqua, faccio una trappola, aspettate, ho capito, faccio una trappola, faccio così, ci metto questa sopra, il ladro non la vede, ci si butta dentro come un deficiente e viene catturato. Il problema è che secondo me ci casca pure la guardia. No, la guardia non c'è cascata. Brava, così si fa, brava guardia. Sì, il ladro è caduto nella mia trappola. E effettivamente siamo delle guardie assassine. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, livello 153. Aiuta il cane a vincere. Ok, devo aiutare il cane a vincere. Iniziamo e vediamo quello che succede. Azzoppo il cavallo. No. Allora, aspetta, voi vedete che devo spostare sto coso. Fammi un attimo. C'è qualcosa, secondo me devo spostare robe. Così.
ti metto direttamente, ti sposto. Cosa posso? Allora, posso spostare il cane sicuramente. Magari c'è un altro cavallo. Aspetta, lo posso spostare mentre corre? No, non lo posso spostare mentre corre perché è scemo. Posso cambiargli di posto? Ok, così dovrebbe vincere. Infatti, così vince il cane, ovviamente. Io ho cambiato di posto e quindi... Ah, un buon cavallo è molto importante. Sì, se lo dici tu va bene. Andiamo avanti. Allora, livello 154, prepara un gelato. C'è anche una cacca qua, cosa serve? No, forse sarà cioccolato. No, metto del ghiaccio. Il ghiaccio va bene. Metto questo, va bene anche questo. Poi metto questa, no, quella non gli piace. La cacca non si usa, allora metto il ghiaccio, metto questo. Metto il cono. Devo premere qualcosa. Premo un pulsante. Che cosa devo fare? Un altro cono? Buttiamo la cacchetta là? No, la cacchetta non gli piace, ragazzi. Mi raccomando, a casa non vi mangiate il gelato con la cacchetta perché fa schifo. La metto qua su? No, non capisco. Come funziona? Perché? C'è un filo qua. Cos'è questo? Cioè, forse il problema è il filo. Forse c'è qualcosa che devo spostare? E attenzione, si sposta tutto. Se tenete due dita sopra si sposta. Vedi che c'è la spina. Ti puoi collegare? Ok, si è collegata. Niente, è uscito. Quella era proprio una cacca, ragazzi, allora. Ora sai come preparare un gelato. Vabbè, guarda, non ti ci mando perché... Vabbè, niente, andiamo avanti. Allora, signori, siamo a livello 155. Quante candele mi restano se due vengono spente? Allora, la logica direbbe che se io spengo due candele... me ne restano 2, 4, 6, 8. Quindi la prima cosa da fare sarebbe scrivere un 8. Ma sono proprio convinto al 100% che è un errore. Dobbiamo ragionare. Posso spegnere qualcosa? Non posso spegnere nulla. Quindi quante candele mi restano se due vengono spente? Le candele che restano accese si consumano. Quindi alla fine mi resteranno le due candele che ho spento. Suppongo sia 2 per forza, altrimenti c'è la fregatura. 2, esatto, era esattamente così. Ovviamente, andiamo avanti. E siamo a livello 156. Allora, proteggi il razzo e tieni premuto per 15 secondi. Io proteggo il razzo e tengo premuto per 15 secondi. Ah, devo spostare, ok. Proteggo il razzo per 15 secondi. Ma è un casino. Cioè, no, aspetta, devo capire se è fattibile. Ma secondo me non è assolutamente fattibile. Lo metto fuori il schermo? Lo beccano lo stesso. Secondo me c'è la soglia, ragazzi, c'ho questo presentimento. Allora, aspettate, mi metto qua, mi sto andando lontanissimo. No, ma ragazzi, c'è la fregatura, cioè, ma c'è la fregatura, sicuro, devo spostare qualcos'altro. Zoomo, ringrandisco. No, lo faccio così velocissimo che non becca più nessuno, faccio rimbambire il sistema perché non sa dove sta e quindi non può direzionare pallini. No, non ci si fa. Cosa devo fare? Si sposta qualcosa. Cos'è sta roba? Aspettate. Si sposta la parola proteggi. E che devo fare con sta parola? La metto sul razzo. Che cosa? Cosa devo fare? Devo fare questo. Ci abbiamo uno scudo, signori. Dobbiamo mantenere per 15 secondi. Ok, la parola proteggi ha creato uno scudo di energia fantastico. Va bene, tu però, ragazzi, io te lo ripeto, non è così che si fa, cioè veramente è da uscire scemo. Andiamo avanti. E siamo arrivati al livello 157. Trova la mosca. Beh, guarda, già mi sta venendo un'idea che se lascio la carne per terra la mosca arriva. Però non è così, c'è anche una cacca, quindi volendo, secondo me la mosca sta nella cacca. Scuoto il cane. Scuoto questo tantissimo. C'è il gatto birbante? No. Do la fetta di carne al cane? Nemmeno. Rimpicciolisco, ingrandisco e ruoto tutto. Aspettate. Però mosca è scritto con la lettera maiuscola. Trova la mosca. Forse devo vedere nei libri. C'è un atlante qua dentro. Ragazzi, secondo me c'è la fregatura. Allora, vediamo. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Cos'è sta roba? Cos'è che c'è? Che cosa sto togliendo dalla faccia del cane? Cosa sono? C'ho il dito sopra, non vedo un cacchio. Aspettate che devo vedere cosa sto togliendo dal cane. Ah, ok. Che cos'è? Un pallino. Che cos'è sto coso? Un occhiale? Vuoi un occhiale tu?
Ah, era ciecato il ragazzo, per quello non vedeva la mosca. Ma dai, non mi piacciono le mosche. Andiamo avanti al livello 158. Quale sceglierai? Come banconota? Beh, guarda. Una da 10? Ma qual era? Cioè, la difficoltà di questo coso qual era che non ho capito, scusatemi. Ah, sono ricco. Perché le ho scelte tutte? Non lo so, vabbè. Ragazzi, comunque, anche per questo episodio io direi di fermarci qua. Come al solito vi ricordo che se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, spolliciate, condividete sia il video che il canale sui vostri social. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per essere aggiornati su tutto quello che succede sul canale. Per questo episodio è tutto e io come sempre vi do appuntamento sul canale per un prossimo video. Ciao ragazzi!